Sandro Rossi, io sono Francesca Rettore di Sparatino. E una domanda: come giudica la salute del sistema bancario italiano e come sta andando? Secondo lei l'economia in Italia alla luce delle difficoltà e dei vari declassamenti subiti? Guarda, il sistema bancario italiano 5 anni fa, quando è esplosa la crisi mondiale, che ha colpito molto severamente le banche di tutti i paesi del mondo, in particolare le grandi banche americane, beh, le banche italiane se la sono cavata egregiamente. 5 anni fa, 4 anni fa, 3 anni fa, le nostre banche sono riuscite a non subire troppi colpi da questa grande e grave crisi che stava attraversando nel mondo, grazie a politiche particolarmente prudenti che avevano messo in campo negli anni precedenti, grazie anche forse al controllo della Banca d'Italia e degli altri organismi di vigilanza. Poi l'economia italiana è entrata in una condizione di crisi, di recessione, come dicono gli economisti, quindi di caduta della produzione. Una condizione di questo tipo mette un sistema bancario naturalmente in difficoltà, perché un sistema bancario fa prestiti alle imprese. Se le imprese hanno vita difficile, se sono a rischio di fallire, se sono a rischio di non restituire i soldi che sono stati loro prestati, questo per una banca è naturalmente una fonte di difficoltà. Questa è la difficoltà che stanno vivendo adesso le banche italiane, ma è la stessa difficoltà che tutta l'economia italiana sta vivendo. Sono due facce della stessa medaglia. Quanto ai declassamenti delle agenzie di rating, ma le agenzie di rating fanno il loro mestiere. Poi quello che conta, in fin dei conti, è l'atteggiamento dei risparmiatori e di chi deve nutrire fiducia nei confronti di una banca o di una intera economia. Credo che l'economia italiana possa, e le banche insieme con l'economia italiana, possano tutti ritrovare fra non molto tempo una strada di ripresa e di risanamento.